www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. In Sicilia è testa a testa tra la coalizione del centrodestra e il Movimento 5 Stelle, si tratta di dati ancora parziali, soprattutto per la Camera. Anche nell'isola, come a livello nazionale, quello di Beppe Grillo è però il partito più votato. In Sicilia crolla l'affluenza alle urne, un dato in controtendenza rispetto ad altre regioni. Entro luglio la prima corsa del tram, lo ha annunciato il Comune di Palermo, per le altre due linee invece bisognerà attendere il 2014, a gestire il servizio sarà l'AMAT. Ci saranno biglietti integrati anche con gli altri mezzi pubblici. Nasce a Palermo il progetto Seed Lab, obiettivo promuovere la costituzione di nuove imprese giovanili sul fronte tecnologico e non solo, a partire dal mondo della ricerca e dell'università. Prosegue l'eruzione a singhiozzo dell'Etna, spettacolari le fontane di lava, ma la cenere sta creando non pochi disagi. La polvere nera del vulcano, spinta dal vento, intanto è arrivata addirittura in Puglia. Buonasera e benvenuti dalla redazione del TG Med. Dunque, come avete visto nei titoli, è un vero e proprio testa a testa sia alla Camera che al Senato tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Una cosa però è certa, il partito di Grillo anche in Sicilia si conferma come il partito più votato. Ad approfondire tutte quelle che sono le novità elettorali c'è studio con noi il nostro caporedattore Luigi Perollo. Buonasera Luigi, dunque quale prima valutazione possiamo fare su questi buonasera risultati? Buonasera Luca, buonasera a voi che ci seguite da casa. Come hai detto tu, la situazione è complessa e molto molto difficile, perché probabilmente quello che nelle prossime ore, ormai ci siamo perché per il Senato siamo praticamente a scrutinio quasi concluso, e si sta delineando uno degli scenari, se non più drammatici, certamente più complessi. C'è uno scenario che vede un sostanziale, diciamo subito questo dato a livello nazionale, adesso poi con l'aiuto della grafica vedremo quello regionale, uno scenario che porta ad un sostanziale testa a testa al Senato, e questo ovviamente già è indice di difficile governabilità, un centrosinistra avanti di un soffio alla Camera, ma anche in questo caso si tratterebbe comunque di un vantaggio risicato, e in ogni caso c'è il boom di Beppe Grillo col Movimento 5 Stelle che, avendo navigato durante questa campagna elettorale in assoluta autonomia e equidistanza da tutti gli altri schieramenti, a questo punto potrebbe, ma non si sa come, essere l'ago della bilancia. Quindi veramente delle prospettive assolutamente incerte, ne hanno già risentito i mercati finanziari, perché certamente sono delle prospettive che vanno completamente approfondite e capite. Andiamo invece alla regione. La Sicilia era una delle due regioni, insieme alla Lombardia, considerata determinante per gli esiti, soprattutto guardando al Senato. Bene, allora, con l'aiuto della grafica possiamo partire già con vedete il voto di coalizione per la circoscrizione Sicilia 1, e abbiamo un correttamente e anche per praticità, poi in Agorà speciale voto delle 23 cercheremo queste coalizioni di sezionarle, quindi di vedere all'interno i singoli partiti. In ogni caso abbiamo un centrodestra, comunque una coalizione che fa riferimento al PDL, Lega e altri partiti, che è al 30%, mentre il centro-sinistra è al 20%, lo scatto qui è netto. Abbiamo la lista Monti che nella Sicilia occidentale si attesta all'8%, scendiamo un attimo con Ingroia che non va oltre il 4%, certamente è un risultato al di sotto delle aspettative di Rivoluzione Civile.
0,31 Oscar Giannino con il movimento Fare, più in giù ci sono gli altri. Torniamo lungo la colonna di destra, perché abbiamo questo 34% del movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che a questo punto, ne stiamo parlando quindi per ultimo, non a caso, a questo punto si conferma come il primo partito in Sicilia. All'interno della coalizione del centrodestra, quindi tornate sulla foto con Silvio Berlusconi, ovviamente bisogna considerare il PDL e la Lega. Il PDL da solo, se poi lo consideriamo in un dato più allargato, è sul 26%, insomma anche un po' di più in effetti, in ogni caso al di sotto del solo Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo, coalizione Camera Sicilia 1, è il primo partito. La schermata successiva invece ci porta, lo vediamo tra un attimo, ci porta nella circoscrizione della Sicilia orientale, quindi Camera 2. Qui la musica non cambia di molto, c'è un recupero per la coalizione di centrosinistra, vedete Pierluigi Bersani che è qui al 22%, quindi 2 punti percentuali rispetto alla Sicilia occidentale, stabile sostanzialmente il centrodestra, stabile anche la lista Monti con l'8%, cala un po' Antonio Ingroia con Rivoluzione Civile che qui è al 3%, Oscar Giannino, il risultato è praticamente identico, 0,32, Beppe Grillo cala di 1 punto percentuale, ma anche in questo caso si conferma il primo partito in Sicilia. Quindi quello di Grillo è un risultato letto in chiave squisitamente regionale, che certamente conferma le aspettative, ma va al di là dal nostro punto di vista delle aspettative, e in ogni caso quasi raddoppia e la percentuale, o comunque il gradimento, che aveva ottenuto appena qualche mese fa, cioè con l'exploit delle regionali, dove il movimento di Grillo, il partito di Grillo, ha piazzato all'Assemblea regionale siciliana 15 deputati. Chiudiamo questa parte di grafica parlando, relativamente sempre alla nostra regione, invece del Senato, circoscrizione unica naturalmente. Anche qui le differenze sono lievi, anche se in qualche caso offrono tanti perché. Il 33%, in questo caso qui il centrodestra è certamente in recupero rispetto alle due circoscrizioni della Camera, 27% per quanto riguarda il centrosinistra, che quindi qui registra un calo, in questo caso la differenza fra i due schieramenti è più marcata, cala anche la lista Monti che qui ritroviamo al 5%, cala ancora Rivoluzione Civile di Ingroia che qui non va oltre il 2%, quindi praticamente dimezza i consensi rispetto a quanto ottenuto in Sicilia 1. Giannino fa storia a sé perché comunque la percentuale è quella, cala Grillo, ma il suo risultato è certamente considerevole. E torniamo al discorso di prima: se considerate che nel 33% del centrodestra c'è tutta la coalizione, se isoliamo il PDL, anche in questo caso per il Senato in Sicilia, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo è il primo partito. E allora su questo non c'è storia. Tra l'altro, scusami Luigi, sì, possiamo aggiungere che i dati del Senato al momento sono quelli più sicuri, cioè ci permettono di fare un ragionamento più preciso, dato che comunque per quanto riguarda la Camera siamo leggermente indietro. No? Sì, i dati del Senato, come dici tu, sono praticamente quelli già consolidati. Ad esempio l'ultimo dato aggiornato che noi abbiamo è relativo a 4.100 sezioni su 5.309, quindi di fatto ci siamo per quanto riguarda la Sicilia. Invece per quanto riguarda la Camera siamo ancora 1.280 sezioni su 2.441, quindi siamo un po' oltre il 50% delle sezioni scrutinate, per cui quello della Camera è un dato che si va consolidando. Prima di sentire in audio alcune dichiarazioni, poco fa da Roma e Antonio Ingroia sostanzialmente cosa ha detto? Ha detto: Bersani ha consegnato il paese al berlusconismo o alla ingovernabilità. Il centrosinistra ha perso, dice Ingroia, o ha consegnato il paese al centrodestra oppure lo ha consegnato ad una situazione assolutamente confusa. Il leader di Rivoluzione Civile dice: siamo arrivati a pochi elettori, il centrosinistra e Bersani hanno avuto un'opportunità di dialogo e confronto con noi, un'opportunità che però non è
stata raccolta. C'è una replica in diretta, perché ancora non abbiamo la replica di Pierluigi Bersani a Ingroia, c'è però una replica da parte del segretario regionale del Partito Democratico Lupo, che dice: Ingroia invece è stato il miglior alleato di Berlusconi. Noi stasera alle 23 in Agorà Speciale Voto cercheremo di capire, con gli ospiti che rappresenteranno un po' tutte le forze in campo, a questo punto, se di responsabilità si può parlare, quali saranno. Ma sentiamo il segretario del Partito Democratico Giuseppe Lupo, raggiunto pochi minuti fa da Marianna Grillo. Sentiamo. Ma la situazione è ancora incerta, non abbiamo i dati ovviamente conclusivi. Da una prima valutazione è possibile dire che il PDL in Sicilia perde rispetto alle politiche del 2008 oltre 20 punti percentuali. Ottiene al momento, sui dati disponibili, circa il 26% contro il 47% che ottenne nel 2008. Mi sembra un crollo evidente, drammatico direi, per Berlusconi. E comunque questa incredibile, pessima legge elettorale del Porcellum, fa sì che ancorché il PD ottenga complessivamente nel Paese in questo momento oltre 500.000 di voti in più rispetto al PDL, il gioco dei resti dei primi di maggioranza che scattano regione per regione potrebbe far sì che ad avere la maggioranza di senatori invece possa essere Berlusconi. Cioè, un paradosso. Una legge veramente, diciamo, antidemocratica che noi vogliamo assolutamente cambiare. Per quanto riguarda la Camera, il vantaggio del Partito Democratico sembra consolidato, sono ancora incomplete, ovviamente mancano un gran numero di sezioni, ma pare che il trend sia assolutamente positivo. Per quanto riguarda la Sicilia, il PD ottiene rispetto alle regionali circa il 6% in più di voti, quindi avanza significativamente. Resta uno scarto rispetto alla coalizione di Berlusconi, che al momento non ci consente di dire se siamo o meno la prima coalizione in Sicilia. 5 Stelle intercetta gran parte dell'elettorato deluso del PDL. Dicevo che nel 2008 il PDL ottenne in Sicilia il 47%, oggi ottiene il 26%, quindi perde oltre 20 punti percentuali, in gran parte finiscono sul Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico rispetto alle regionali recupera quasi 6 punti percentuali, quindi non c'è un crollo del PD, anzi c'è una ripresa, c'è una crescita più che significativa, in Sicilia la coalizione guidata dal centro-sinistra complessivamente ottiene, se il dato è confermato, circa il 28-29%, sono ad ora probabilmente un paio di punti meno della coalizione guidata da Berlusconi, però ripeto, bisognerà aspettare tutte le sezioni perché mancano ancora migliaia di sezioni elettorali. Allora, questa è l'analisi a caldo di Giuseppe Lupo, che è il segretario regionale del Partito Democratico. Questa sera alle 23, quando torneremo insieme a voi con Agorà Speciale Voto, avremo le sezioni scrutinate per il Senato e praticamente avremo tutte le sezioni siciliane, e lo stesso avverrà nelle altre regioni, scrutinate per la Camera, e a quel punto potremo soltanto parlare di una cifra che è la radiografia di quello che le urne hanno consegnato. Le urne hanno consegnato, e chiudiamo questa ampia pagina elettorale all'interno del nostro giornale, dicevo che i numeri hanno anche consegnato attraverso le urne un dato che assume una valenza politica, perché è quello relativo all'affluenza al voto in Sicilia, ed è un dato che naturalmente non possiamo che confrontare insieme a voi con quello del 2008. Anche qui c'è una tendenza che si è tutto sommato confermata, no, ovviamente non c'è il picco raggiunto durante le regionali dello scorso anno con un dato record di astensionismo, ma qui l'astensionismo rispetto al dato del 2008 è certamente notevole, perché se nella circoscrizione Sicilia 1 5 anni fa era andato a votare il 73,8% degli aventi diritto, quest'anno è andato a votare il 62,7%. Stessa situazione nella circoscrizione Sicilia 2, si è passati dal 76,08 del 2008 al 66,9 di quest'anno.
Differenza marcata è anche questa, poi ecco, il segretario Lupo faceva riferimento ai voti di percentuale, ad un'assenza del movimento di Grillo che c'era 5 anni fa, quindi questi voti Grillo comunque dove li ha presi, bisogna tenere conto, se leggiamo il dato del Senato, che c'è una perdita di circa 9 punti perché 74,7 è stata la percentuale di votanti nel 2008, 65,7 la percentuale di votanti ieri e oggi. Anche questo è un dato sul quale bisognerà riflettere. Tra l'altro, Luigi, dobbiamo anche aggiungere che il dato della Sicilia è anche più, diciamo, basso rispetto alla media nazionale, che si è attestata intorno al 70%. Sì. Quindi guardandolo non solo rispetto alle passate elezioni politiche in Sicilia, ma anche rispetto alla media nazionale, in Sicilia l'affluenza è stata molto più ribasso rispetto ad altre regioni. Sì, la Sicilia si conferma una regione dove l'astensionismo è il partito in più, poi bisognerà adesso questo vedere come leggerlo. Comunque, dicevamo, c'è stato un recupero rispetto al dato record di ottobre, ma certamente la Sicilia, regione strategica per le sorti della maggioranza, soprattutto in Senato, si è confermata una regione dove la disaffezione al voto è ancora forte. Grazie Luigi, noi ricordiamo l'appuntamento alle 23 con Agorà, per il momento ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, a dopo. A pochi passi dalla circonvallazione di Monreale, immersi nel verde, Edilizia Basile vende ultime ville a schiera, metri quadrati 200 circa, più giardini e spazi esterni, rifiniture di lusso, porta corazzata, infissi legno e alluminio con persiane, vasca idromassaggio, predisposizione ai condizionatori e sistema di allarme. Prezzo a partire da euro 270.000, possibilità di accollo mutuo edilizio con Unicredit Banca. Edilizia Basile, via Esterna Valle Fiorita, Palermo. Dei fratelli Contorno. Grandiosa! Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio a Palermo, specialista nel cartongesso. Edilizia Piva ti propone telaio per porta a scomparsa Eureka per intonaco o cartongesso a sole 99 euro. All'Edilizia Piva troverai personale specializzato per i tuoi progetti. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, Palermo, infoline 091 78 46 193, presenti su Facebook. Global Service, servizi a 360 gradi, ristrutturazioni edili, impermeabilizzazioni, prospetti, rifacimenti bagni e cucine, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Fuori tutto. Da Trotta Group, saldi del 10, 20, 30, 40, 50%. Trotta Group. L'unico megastor del tessile, strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Animica, per un corretto smaltimento dei suoi rifiuti. Abbattimento del costo della cartella esattoriale. Risparmio sui costi da lei sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti. Ritiro dei suoi rifiuti. Adeguamento a tutte le normative di legge in materia di smaltimento rifiuti. Assistenza legale, tecnica ed amministrativa per gestione rifiuti. Animica, consulenza e servizi di cui necessita la tua azienda. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Edilizia Basile vende ultimi appartamenti di varie quadrature in via Polizzi, Pioppo, a pochi minuti dalla circonvallazione di Monreale. Rifiniture di lusso, infissi esterni in PVC color legno e persiane esterne. Vasca idromassaggio, porta corazzata, porta interna in legno massello. Riscaldamento autonomo completo di caldaia, posto auto. Il prezzo è di 1.500 euro al metro quadro, con possibilità di accollo mutuo edilizio con Unicredit Banca. Edilizia Basile.
Si è concluso con 4 assoluzioni, tra cui quella dell'ex responsabile del settore giovanile del Palermo Calcio, Giovanni Pecoraro, e 5 condanne. Il processo per intestazione fittizia, riciclaggio e gioco clandestino aggravato a carico di 9 imputati. Pecoraro era accusato di intestazione fittizia di beni e riciclaggio. L'inchiesta condotta dalla Polizia Valutaria partì dall'analisi di alcuni file trovati nel PC di Provenzano, dai quali emerse il controllo delle cosche sul gioco clandestino. Pecoraro invece era accusato di avere come socio occulto nella società Jaspe Guido Spina, che era stato condannato per traffico di droga. È prevista entro il mese di luglio la prima corsa del tram in via di realizzazione a Palermo e la prima vera scadenza certa dall'avvio del cantiere. Sentiamo. Da quando è stato aperto il cantiere sono passati quasi 6 anni, ma ne sono passati 13 da quando il progetto ha mosso i primi passi concreti, ossia con i 161 miliardi di lire stanziati dalla Banca Europea per gli investimenti, e oltre 20 anni da quando è stato ideato. Una storia lunga e travagliata come quella di tanti altri cantieri palermitani, ma che ora sembra arrivare ad un primo traguardo tangibile, ossia la prima corsa che secondo il Comune si farà entro il mese di luglio lungo la prima delle 3 linee del tram, quella che unirà il quartiere di Roccella alla stazione centrale. Per le altre 2 invece, che collegheranno rispettivamente Borgo Nuovo alla stazione Notar Bartolo e quest'ultima al quartiere San Giovanni Apostolo, occorrerà attendere il 2014. Le carrozze del nuovo tram sono arrivate ormai tutte e riposano nel deposito Roccella in attesa di poter entrare in funzione. Niente a che vedere naturalmente con quelle squadrate piccole e sferraglianti degli anni 40 realizzate dall'azienda francese Bombardier. Hanno una linea modernissima e arrotondata. Ciascun convoglio ospiterà 180 passeggeri. Lungo il percorso delle 3 linee sono già cominciati i lavori per l'installazione delle pensiline per le fermate. I tram correranno su binari separati dalla strada, protetti da barriere alte 1 metro. Le corse saranno rapide anche grazie al sistema per garantire la cosiddetta onda verde automatica ai semafori. A gestire il servizio tram sarà l'AMAT, così come stabilisce un atto appena approvato dalla Giunta Comunale, una scelta strategica in vista di un sistema del trasporto pubblico organico e integrato, sia dal punto di vista logistico, chiarisce l'assessore alla mobilità Giuffrè, che tariffario. Entro il mese di luglio dunque l'AMAT dovrà formare i macchinisti, curare le verifiche tecniche e i collaudi e poi predisporre anche il piano di manutenzione. A Palermo manca ancora il piano urbano del traffico, che però è approdato alla commissione urbanistica dopo i pareri inviati dalla regione. Per l'approvazione la strada è ancora lunga, ma intanto sono proprio i dati di questo monitoraggio a rivelare quanto Palermo sia ancora legata all'uso del mezzo privato. Il 58% dei palermitani usa infatti l'auto per spostarsi ogni giorno. Gli agenti della sezione antidroga della questura di Caltanissetta hanno arrestato un nigeriano di 28 anni per detenzione e spaccio di droga. Il giovane è stato sorpreso con 500 grammi di marijuana. Sono in corso indagini per scoprire l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nel canale di approvvigionamento e distribuzione al dettaglio della droga. Un incubatore di impresa che guardi in particolare al mondo della ricerca e dell'università e dunque ai più giovani. È quello che è stato presentato oggi all'Ateneo di Palermo. Sentiamo Marianna Grillo. La possibilità di creare imprese innovative costituisce per i giovani un'opportunità per uscire dalla crisi del mondo del lavoro. Il consorzio Arca di Palermo e SeedLab, programma di accelerazione per nuove imprese tecnologiche, si uniscono per promuovere attività a sostegno di studenti, ricercatori e innovatori che hanno interesse a sviluppare un progetto imprenditoriale. Questa mattina, presso la sede del consorzio Arca in Viale delle Scienze a Palermo, è stato presentato il progetto SeedLab, dedicato alla promozione e al sostegno dello sviluppo imprenditoriale e del business. Obiettivo di SeedLab è quello di generare aziende proiettate verso mercati nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla formazione dei team che devono dimostrare forti motivazioni unendo competenze tecnico-scientifiche e manageriali. Una scommessa forte è quella di puntare sui giovani, che deve tener conto delle difficoltà nel reperimento di fonti finanziarie, sia pubbliche che private. Allora, SeedLab è un corso di accompagnamento, è un'iniziativa che accompagna le start-up verso un percorso di maturazione per essere pronte per proporsi ad un fondo di investimento e un investitore istituzionale. Quindi si parte dall'idea, se si viene selezionati si partecipa a un periodo di formazione abbastanza denso e intensivo, e alla fine di questo percorso i fondi che promuovono SeedLab possono decidere o meno di investire nell'idea.
per una startup come la nostra servono persone motivate, con voglia di lavorare, con voglia di investire il proprio tempo e il proprio lavoro, ovviamente. Poi ci sono le difficoltà, quelle classiche che un po' noi tutti conosciamo, quindi difficoltà di ordine burocratico e anche difficoltà, diciamo, nel reperimento dei fondi necessari per avviare un'attività imprenditoriale. In qualche modo questo ce ne rendiamo conto, ad alto rischio. Continua a dare spettacolo l'Etna, la sua eruzione a Singhiozzo però non manca di provocare anche qualche disagio. Sentiamo perché. Eruzioni lampo, così sono state soprannominate. Intense di breve durata hanno caratterizzato tutta la settimana appena trascorsa. Ma adesso la lava continua a fuoriuscire dal vulcano con spruzzi anche altissimi, visibili anche a decine di chilometri di distanza. Fenomeno affascinante per turisti e visitatori, assai meno per i residenti delle zone sottostanti. E non solo. La cenere vulcanica prodotta da questa eruzione a Singhiozzo non solo si è depositata su strade e campagne circostanti, su balconi delle case, dentro tombini delle strade, e ancora sulle piste dell'aeroporto di Fontana Rossa, che per brevi tratti è rimasto chiuso, ma ha raggiunto anche zone piuttosto lontane, arrivando addirittura in Puglia. Colpa del vento, che ha spinto la cenere sul versante orientale, prima sulla Calabria, poi persino oltre. A Brindisi i controlli di laboratorio effettuati dall'ARPA non lasciano spazio a dubbi. La misteriosa polvere nera segnalata dai cittadini sotto i marciapiedi di molte strade è proprio cenere dell'Etna. Secondo gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quella in corso è una delle più energiche eruzioni registrate negli ultimi anni. La lava che si sprigiona a Singhiozzo e rompe dal nuovo cratere di sud-est, a circa 3.000 metri di altezza, scivolando verso la valle del Bove. Innocua, a quanto sembra, ma di grande effetto con le sue fontane incandescenti, altissime e spettacolari, fotografatissime in questi ultimi giorni. I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato un giovane estortore, si tratta di Leonardo Di Bella, 26 anni, che da mesi ormai terrorizzava il personale della locale guardia medica, chiedendo ingenti somme di denaro. Decisiva alla collaborazione delle vittime che hanno consentito ai militari, dopo numerosi controlli, di raccogliere sufficienti elementi indiziari per inchiodare così il giovane. C'è adesso un'altra breve pausa pubblicitaria nell'ultima parte del TG, le previsioni del tempo per domani. A dopo. Dal 1916, caponatina dei fratelli Contorno. Global Service, servizi a 360 gradi, imbiancatura, controsoffitti, ponteggi propri, impianti termici, elettrici e di condizionamento, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Astra di Franca Milazzo vi dà appuntamento su TRM 13 il martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Vi aspettiamo ogni domenica in diretta su TRM dalle 10 alle 13 con le nostre proposte di arte moderna e contemporanea. Non mancate. Il ciliegino si è fatto salsa. Fratelli Contorno, con passione dal 1916. Una lieve scossa sismica di magnitudo 2 è stata registrata alle 8.26 dalla rete nazionale dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia tra le coste del Messinese e le Isole Eolie. L'evento è stato localizzato a una profondità di circa 160 km. Questa era l'ultima notizia del telegiornale, che però adesso continua con le previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni di tempo incerto, piogge e possibilità di temporali, soprattutto sul versante occidentale dell'isola.
Temperature minime in leggero aumento, saranno in lieve calo invece le massime. Venti da deboli a moderati, mari mossi o molto mossi.